richiesta del Rettore e sono particolarmente lieto di essere in sua vece presente qui oggi a portare il saluto dell'Ateneo e a esprimere l'apprezzamento agli organizzatori e il totale supporto dell'Ateneo per la sesta edizione del Festival della Scienza. Una manifestazione che, a giudicare dai numeri che sono stati dati, ma anche dal fatto che l'ho vissuta personalmente, diciamo, negli anni scorsi, per questa manifestazione, diciamo, mi è facilissimo prevedere un grande successo. Le sfide della scienza sono un tema su cui, diciamo, che gli Atenei, le università non possono ignorare. Queste sfide vengono raccolte dalle università, talvolta vengono vinte, e molto spesso vengono proposte all'interno dell'università. L'Ateneo di Cagliari non fa differenza e quindi non ignora questo aspetto. È vero che se queste sfide fossero, diciamo, fatte all'epoca medievale e fossero una sorta di giostra dei cavalieri, e devo dire che ogni tanto ci troviamo ad operare con la lancia spuntata, senza avere la maglia di ferro. Tuttavia devo anche ammettere che la sensibilità su questi temi delle autorità locali e la loro lungimiranza ogni tanto ci vengono in soccorso. Però le condizioni al contorno, le condizioni ambientali in cui uno opera con queste sfide sono importanti, tuttavia a mio avviso c'è un fattore straordinario che ci permette di essere ottimisti. Noi possiamo fare affidamento sulla migliore risorsa, cioè il cervello brillante degli studenti, che è, permettetemi di dirlo con la deformazione dei fisici, è invariante per traslazioni spaziali ed è costante nel tempo. Quindi l'università, diciamo, accetta quotidianamente questa sfida di trasmettere, comunicare le conoscenze più avanzate, ma anche la conoscenza di base a questi studenti. Io non so quale sarà la conclusione, ho visto nel programma del dibattito ricercatore, mestiere, arte e professione, però di una cosa sono sicuro, che fare il ricercatore è un divertimento, in esso c'è una bellezza profonda. Una mia vecchia zia, quando ero più giovane, mi chiese cosa facessi e io le ho raccontato degli esperimenti che facevo a Ginevra, al CERN, di questi acceleratori. E mi ha detto, no, intendevo come lavoro, ci vai all'ufficio al mattino. Ecco, diciamo, questo secondo me è un punto estremamente importante. Quindi la scienza, se posso parafrasare il mio amico Ugo Abaldi, che lo dice a proposito della fisica, la scienza è molto bella, ma è anche utile, come lo dimostra la storia degli ultimi anni. Quindi diciamo, non abbiamo bisogno, diciamo, di tutto questo. Concludo con un elemento di riflessione che mi piace portare in queste situazioni. Quelli di noi che sono più vicini ai 40 che ai 30 anni, riflettete bene, tutti, quasi tutti, se uno osserva, diciamo, tutti quelli che hanno più di 36 anni, diciamo, soddisfano questo criterio, sono stati testimoni di un evento straordinario. Nel 1987 una stella supernova esplodeva nella Grande Nube di Magellano. La Grande Nube di Magellano si trova a 53 kiloparsec di distanza dalla Terra. Quindi questo significa che la luce è partita da questa stella 150 milioni di anni fa. Insieme a questa luce sono partite delle particelle che si chiamano neutrini. E nel percorso che i neutrini hanno fatto dalla Grande Nube di Magellano fino alla Terra, gli esseri umani, che all'epoca della partenza erano poco più di Homo sapiens, sono stati in grado di costruire dei rivelatori che hanno osservato queste cose. Quindi, quello che io voglio dire è che il beneficio che noi ricaviamo dall'arte e dalla scienza deriva da ciò che noi diventiamo grazie ad essa. E a me sembra che, nonostante, diciamo, in tempi recenti qualcuno ci dia delle indicazioni, ci fa pensare al contrario, secondo me noi siamo diventati migliori. E il motivo per il quale le manifestazioni come scienza, società, scienza sono apprezzate è perché esse costituiscono un investimento.
Allora, uso questa parola non nel senso finanziario. Non è un investimento in denaro, è un investimento concettuale. Comunicare alle persone che ciò che si fa per la ricerca è una cosa importante. Non servono spesso i soldi, serve semplicemente far conoscere alla gente che quello che tu stai facendo è importante e quindi non deve essere denigrato come spesso viene fatto. Quindi diciamo, io sono sicuro che questa manifestazione, come tutti gli altri anni, sarà un grande successo e l'università, e se mi permette anche adesso con l'altro cappello del direttore dell'Istituto di Fisica Nucleare, auguro le cose migliori per la vostra manifestazione. Grazie.